Buonasera, ciao Fabio. Buonasera, come stai Silvia? Bene, grazie. Bene, nonostante sia lunedì e una giornata estremamente impegnativa, possiamo dire bene, tu? È una delle tante, molto impegnative, sì, comunque dai, ce la faremo anche questa volta. Vero, vero. Come al solito facciamo una piccola introduzione su chi siamo, ormai qualcuno ci conosce, ha avuto modo di vederci, ma giusto per definire un po' il nostro progetto e anche quello che ne nasce su come marketing strategy Talks e marketing strategy solutions. Allora, ti faccio iniziare te stavolta, Fabio. Cosa? No, inizio io. Va bene, allora sono Fede Piccinello, mi occupo di marketing strategico quantitativo all'interno di Marketing Strategy Solutions assieme a Silvia Signoretti, con cui appunto condividiamo questo percorso e questa esperienza. Esatto, io appassionata più di brand, ma soprattutto delle multisfaccettature che ha quando si frammenta su più sedi, devo dire che ho trovato bene in Fabio la risposta nel cercare di comprendere veramente come con i numeri si possano analizzare e strutturare delle strategie. Quindi è estremamente funzionale questa commissione. E se vi va, andate su Marketing Strategy Solutions, marketingstrategy.solutions, perché ci sono un po' di articoli su alcuni anche strumenti che si possono usare per l'analisi e il marketing. Ecco, parliamo proprio di molte sedi a questo punto, visto che oggi, insomma, è un tema che andremo a trattare Oggi in sono maniera. molto contenta perché in realtà parliamo di un tema che sai che io amo particolarmente, poi questa storia mi piace tantissimo. E sì, multisedi. Esatto, quindi parliamo di omnichannel, omnicanalità, no? Che vuol dire omnicanalità, Silvia? Come la definiamo l'omnicanalità? Bah, allora, il nome di per sé per fortuna parla, quindi in qualche modo ci dice già di cosa si tratta. Omnicanalità è dove ci siano più canali sia di comunicazione ma anche di fruizione del cliente, di acquisto poi o comunque contatto. E, in tema particolarmente caldo oggi dove la grande questione è ma dovremmo buttarci tutti sull'online e in realtà ci dimentichiamo che così come nella storia che racconteremo oggi, è proprio spesso la commistione dei due mondi che riesce a rendere vincente il percorso di un brand. E Esatto. poi, perché tu mi domandi dell'omnicanalità, perché so che ti diverte sentirmene parlare, tra l'altro ho fatto lo speech Web Marketing Festival su questo tema, in realtà quello che oggi vedremo è come anche l'omnicanalità possa entrare nei sistemi di business intelligence, giusto Fabio? Anche, assolutamente sì, come tutto ciò che può essere misurato, ovviamente, per cui vedremo come anzi, proprio grazie ai sistemi di business intelligence, sia possibile scalare un business per farlo diventare addirittura un business appunto che ha molti canali di distribuzione online e offline e che funziona e continua a crescere di anno in anno in modo abbastanza vertiginoso. Insomma, io ho conosciuto Nicola un paio di anni fa, aveva 13 negozi online, 13 negozi fisici, adesso ne ha 18 e sta continuando appunto ad aprire, ha superato il lockdown, ha superato diversi ostacoli del suo cammino in maniera sempre estremamente efficiente, sempre estremamente intelligente, operando delle strategie specifiche. Per cui, insomma, introduciamolo a questo punto il nostro ospite di stasera, direi. Allora, diamo il benvenuto a Nicola Infantino, fondatore, ideatore, parte commerciale attivissima di motoabbigliamento.it. Buonasera a tutti. Ciao Ciao. Nicola, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi per avermi invitato. Allora, innanzitutto, beh, io in realtà Nicola l'ho conosciuto forse un po' prima di te perché ci eravamo incrociati a Web Marketing per imprenditori, credo un po' di tempo fa, e mi ricordo che stavi impazzendo su My Business, probabilmente per il multistudio al tempo. Cosa, sai, non è che provi mala serenità sul mio business. No, Un po' l'ansia. esatto. Ma non che lo strumento multisede di Facebook poi sia tanto da meno, però insomma, diciamo che li hanno inventati, sono bellini, però restano lì un po' nello scrigno e alle volte ci si impazzisce sopra. Allora, Nicola, io ti farei partire subito con una domanda così che non vorrei anticipare io, ma vorrei ci raccontassi tu
un po' la storia di questo brand, un po' la storia di questa azienda, cioè come sei partito e come è nata questa piattaforma, questo e-commerce, prima ancora di arrivare poi all'idea dell'offline e dell'iniziare a sviluppare. Fondamentalmente è successo questo. Io sono sempre stato un appassionato di marketing e di, a quei tempi era proprio agli albori, era il 99, 98, 99, e ovviamente io vendevo, oltre a gadget tradizionali, avevo cominciato a vendere anche siti, era un momento, no, di piena borgia di offerte, lo vendeva a quei tempi anche il macellaio, il sito internet, erano i momenti di Tiscali, i momenti del boom, delle richieste, della fame di online. E cosa è successo? Io ho iniziato a vendere pubblicità e poi ho avuto la fortuna di incontrare, praticamente, non è che ho incontrato scritto a il portale che adesso è più famoso, che parla praticamente di moto, e gli dice: guardate, io vedo che voi state offrendo il servizio in modo gratuito, siccome io già giro per altri tipi di situazioni, vorrei provare a commercializzarlo. Quindi ho incominciato a commercializzare questo servizio, che era moto.it, che adesso è diventato un media eccezionale, però a quei tempi era solo un database, eravamo proprio all'inizio, e partendo con loro poi ho conosciuto degli imprenditori, delle situazioni che importavano abbigliamento moto. Ce n'era uno tra questi che era molto deluso perché gli avevano fatto il sito e non performava, e da lì ho iniziato a ragionare di e-commerce. Quindi ho iniziato questa avventura, poi nel tempo c'è stata un'evoluzione, mi sono messo per conto mio, ho cominciato a comprare, mentre facevo ancora le vendite, la sera e nell'ora di pranzo cercavo di gestire questa attività. E poi però c'è stata una crescita esponenziale, per cui considerate che io ho iniziato veramente da casa, e poi però ho dovuto, dopo pochi mesi, organizzarmi con un magazzino e poi lasciare l'attività di vendita, consulenza, e dedicarmi completamente al discorso e-commerce. Erano i momenti di eBay, dove mettevi i prodotti su eBay e le persone ti mandavano dei regali solo per il fatto che gli era arrivato il pacco. Erano altri standard. Non c'erano strumenti, quindi per certi versi era più difficile. Per altri, però, eravamo agli albori, quindi si riusciva a avere delle opportunità non indifferenti. E poi cosa è successo? La vera svolta è stata quando eBay mi mise delle limitazioni sulla proposta delle taglie, sulla scheda prodotto, perché ora su eBay vedete la selezione delle taglie. Però a quel tempo non potevi, dovevi teoricamente mettere una taglia per ogni scheda prodotto, però praticamente non lo faceva nessuno. Però avete visto com'è il discorso, queste strutture quando ti beccano sono una goccia nell'oceano. La vigilanza aveva detto che io dovevo fare quel tipo di azione, e io l'avevo fatta, però non convertiva. Cioè le persone, lì vedi proprio la sensibilità già a quei tempi delle persone. Le persone, vedendo nel titolo una taglia, avevano paura, dicevano: se la compro poi la taglia è quella, anche se sotto descrivevi bene che potevi prendere una taglia differente. Quindi per me quello fu uno shock perché mi aveva tolto la serenità di potermi muovere tranquillamente. Allora decisi di concentrarmi esclusivamente sul sito per non avere questi tipi di vincoli. Quindi eravamo in due a quel tempo, parlai con la mia collaboratrice e gli dissi: guarda, io i padroni in casa non li voglio, o sviluppiamo un moto abbigliamento o torno a fare il consulente. E questa è stata una scelta che è stata molto difficile, ma che mi ha permesso comunque di lavorare sul brand, che oggi fortunatamente uno insomma è riconosciuto. Quindi è stato, insomma, un disagio iniziale che però ha portato un'opportunità non indifferente. E questa, diciamo, che è stata una delle chiavi dello sviluppo di moto abbigliamento. E niente, poi c'è stata la crescita, i vari step, i vari cambiamenti. All'inizio la SEO bastava mettere il tag title in un certo modo, poi siamo dovuti arrivare ad altri tipi di soluzioni, però fortunatamente io, avendolo vissuto all'inizio, ho sempre mantenuto il filo del discorso, anche se adesso mi rivolgo comunque a consulenti o comunque internamente, ho delegato le varie azioni, io bene o male, se parliamo, riesco a divincolarmi in ogni discorso che riguarda il web marketing e comunque la gestione. Questa cosa mi ha aiutato tanto a livello di formazione, il fatto di essere partito da solo, perché comunque riesco ad avere controllo, bene o male, di tutti i campi, di tutte le aree dell'attività. Ecco, tu tra l'altro, Nicola, poi sei un grandissimo sperimentatore in tutto questo, no? Per cui hai continuamente sperimentato sul tuo sito, sulla tua pelle, anche soluzioni. Sì, sì. Diverse, come cavia. No, diciamo che sì. Ecco, questa è un'altra cosa che mi ha aiutato tanto anche a gestire quello che poi è il processo, no? Di gestione dell'innovazione, perché
perché quando sei innovativo su certe cose ci sono sempre dei problemi, però questo ti dà poi tutta quella che è l'esperienza che serve a livello di project manager per gestire la cosa, perché la prima volta ti fai male, la seconda ti fai male, la terza dici sarà bene che mi organizzo perché se prendo un'altra legnata non so se mi rialzo. Quindi allora impari anche in quel caso a gestire tutti i processi e i test per poi mettere in campo le innovazioni. Però tu in realtà a un certo punto della tua vita dici, ma sai cosa c'è, che non mi accontento più dell'online e voglio sperimentare offline. Tra l'altro mi fa molto sorridere questa cosa, perché ieri parlando proprio con un amico che va in moto mi diceva, no ma io li conosco benissimo, fantastici, però non sapeva che avevi i punti vendita fisici, un po' perché è della zona mia e quindi tu qui in realtà sei in insediamento. Sì. In apertura a Padova, però in realtà ti conoscono poi tanto per l'online. Com'è nata questa cosa di sviluppare i punti vendita e quindi abbracciare davvero l'idea di essere omnichannel? È successo questo, è successo che io ho sempre tenuto d'occhio quello che succedeva oltreoceano. Vedevo che comunque mentre qui da noi ancora eravamo in una situazione di abbondanza dal punto di vista della possibilità di manovra, lì i costi delle parole chiave, i costi delle campagne, i competitor erano talmente strutturati che dicevo, cavolo, se un giorno arrivano, magari non arriveranno con gli americani, però gli europei arriveranno. Infatti poi sono arrivati, abbiamo diversi competitor europei seguiti da fondi di investimento, quindi hanno magari a livello finanziario anche quello che è una capacità di investimento, di spesa pazzesca, no? Rispetto a una piccola impresa italiana. Quindi ho sempre detto, qui dobbiamo fare qualcosa di differente. Già quando decisi di fare moto abbigliamento, io decisi di fare moto abbigliamento mentre magari i ricambi e l'accessorio erano più semplici da vendere, perché ricambi l'accessorio hanno un codice, te lo metti e lo compri. Mentre nell'abbigliamento serve tutta quell'assistenza. Noi siamo stati subito dopo Zalando, ma Zalando era Zalando, io misi subito, quando vedevo pubblicità, misi spedizione e reso gratuito per dare il servizio più completo. Questo però cosa faceva? Alzava da una parte l'asticella, ma ti doveva mettere in condizione di avere dei parametri per cui riuscire a mandare alle persone le taglie migliori, cioè le loro taglie più possibile, perché sennò l'investimento era veramente importante per quanto riguardava il cambio. Infatti da lì per esempio è nata una business intelligence che in tempo reale ci segnala quali sono le schede taglie. E abbiamo fatto un RMA specifico dove alle persone facciamo tutta una serie di domande e su quella base ci segnala quali sono i prodotti o gli attributi prodotto dove dobbiamo andare a cambiare la scheda di consiglio di misura sulla taglia. Quindi insomma questa cosa ci ha permesso comunque di crescere e ci ha permesso di lavorare in un settore dove non conta solo il prezzo, perché comunque una persona se ha la serenità al servizio a volte sceglie te magari rispetto a situazioni dove l'offerta è più aggressiva ma magari non hanno la solita assistenza. Però cosa è successo, tornando alla domanda? È successo che io da una parte avevo un po' paura di questa situazione che in evoluzione, che pensavo arrivasse poi arrivata. Dall'altra vedevo che comunque i negozi tradizionali nel nostro settore, essendo un settore di nicchia, avevano ancora dei metodi e degli approcci che secondo me nel futuro sarebbero stati spazzati via, nel senso in altri settori erano stati spazzati via dalla globalizzazione, dall'arrivo delle grosse catene. Il nostro era un settore ancora di negozi e gestione familiare, lì c'era più l'approccio, non in tutti ma in certi casi, di dire tanto in zona ci sono io, se vuoi lo prendi da me, se no non lo prendi. Quindi l'idea è stata quella di dire, vabbè, cerchiamo di specializzarci anche nel negozio, cerchiamo di dare più assistenza possibile, giocarcela sulla competenza per far sì che diventasse un lavoro più duro. Però quando te fa un lavoro più duro, è vero che il lavoro è duro, però c'è anche meno possibilità che arrivi la globalizzazione galoppante a raggiungerti, oppure quando arriva magari ha già le spalle larghe per poter gestire la cosa, come è successo a noi, perché comunque alla fine è arrivata, però nel frattempo avevamo un gap di vantaggio sul territorio veramente interessante. Cioè per esempio noi vendiamo solo in Italia, voi direte ma come mai con l'e-commerce? Non è che non vendiamo, se ci fanno un ordine non è che non lo spediamo all'estero, ma noi siamo dedicati all'Italia perché vogliamo essere veramente specialisti nel nostro territorio ed essere forti nel nostro territorio, inutile andare a disperdere quando magari poi riesci ad aprire un punto vendita in una zona e già hai ammortizzato i costi della lead generation, del database, per dire guarda io ho anche il negozio, e lui andare a fare magari un sito in un certo modo in Francia quando poi il tuo obiettivo è quello di aprire più punti vendita in tutti i capoluoghi italiani, ecco.
E da lì il primo negozio, però badate bene, il negozio non è stato fatto nella sede centrale, perché l'obiettivo era sempre comunque quello, era orientato alla crescita. Quindi il negozio è stato fatto alla distanza giusta, che se scoppiava una bomba ci arrivavi in mezz'ora, però se non scoppiava la bomba ti comunque dovevi impegnarti a gestire tutta una serie di procedure di gestione a distanza. C'è stato un beta testing abbastanza lungo, 4-5 anni, dove noi siamo riusciti a creare tutta una serie di procedure che per noi erano quelle utili per poi poter duplicare in tutto il territorio nazionale. E poi non era così, perché abbiamo dovuto fare di investimenti e di modifiche, però insomma era una buona partenza. Poi cosa è successo? È successo che abbiamo aperto il primo negozio fuori regione 5 anni fa, febbraio 2015, febbraio 2016, ed era il quarto negozio. E lì ci siamo accorti veramente che avevamo un potenziale eccezionale, perché ci siamo trovati la fila alla porta e addirittura i vigili a dirigere il traffico. Tutto questo fatto con il database interno. Quindi lì mi si è aperto un mondo, perché ho detto, cavolo, se io disperdo talmente tanta comunicazione per le conversioni online, e però mi perdo tutte le persone che lo usano, diciamo, come infocommerce, no? Per vedere i prodotti, è giunto il momento di cambiare, non di cambiare strategia, ma di vedere le cose in modo differente. Infatti in 5 anni abbiamo aperto... Siamo al 18° negozio, fate conto, era il quarto, sono 14 negozi e anche un esperimento su 2 temporary store. Quindi abbiamo fatto 16 aperture ogni 3 mesi prima che ci fermasse un attimo il lockdown, che comunque anche lì stiamo cercando di mantenere la media, perché appena riaperti a maggio abbiamo aperto 2 negozi. E quindi sì, c'è stato questo, insomma, questo approccio poi totalmente diverso e che ci ha dato ragione, perché lo dicono i numeri. Cioè noi ci siamo trovati in una situazione dove... E investendo in marketing, sì, la spesa magari è cresciuta, ma non in modo proporzionale. Siamo riusciti, lavorando su dei budget già esistenti, a proliferare dal punto di vista delle vendite, aprendo punti vendita. Questo cambia scalando, cioè con la scalabilità cambia tutti i rapporti e tutti i risultati. È stato veramente travolgente, diciamo, l'inizio, perché poi quando vedevi tutte queste situazioni volevi correre, però dovevi stare attento a non fare il passo troppo lungo. È stato, insomma, sono stati 5 anni abbastanza intensi. Tra l'altro, Fabio. Diciamo, da questo punto di vista, no? Voglio dire, tu la racconti e sembra semplice, ti tiri fuori i negozi al cappello così 2-3 all'anno e raccontarla sempre così, ma qualsiasi imprenditore che ti ascolta dice, caspita, ma io anche ammesso di partire con un e-commerce bello avviato, importante e quant'altro, devo riuscire a scalare su 18 negozi avendo un magazzino unico, tutti i problemi che possono venire da questo. Cioè hai assunto altre 15 persone nel frattempo per occuparti della gestione della vendita offline, oppure, cioè, non, io so che non lo hai fatto, per cui questo vuol dire che chiaramente c'è... Mi vedete così? Sì. Ok, perfetto. Fabio, allora il grosso investimento è stato nel personale dei punti vendita. Ah no, certo, a parte quello. Però a livello centrale, diciamo che tutto quello che avevamo costruito negli anni prima in termini di procedure, di automatizzazioni, di scalabilità, ci ha permesso invece di non crescere tantissimo. Magari abbiamo dovuto inserire il responsabile dei punti vendita come figura, però sempre dei punti vendita. A livello pratico, i nostri reparti sono rimasti bene o male soliti. È aumentato a livello... Cioè, vabbè, ora abbiamo una collaborazione con una logistica che si dedica in uno spazio solo a noi, in quel caso è aumentato il numero di persone, il volume delle spedizioni, però parliamo sempre di cose, diciamo, proporzionali a quella che è la vendita. Dal punto di vista della gestione, no, noi abbiamo delle automatizzazioni che gestire 1000 pacchi o gestirne 2000-3000, bene o male... Quando il processo è assodato, quando i calcoli funzionano bene, riesce a farlo in termini di elaborazione, lo fa da solo. E questo ti permette veramente di scalare, di poter magari essere più aggressivo o comunque lavorare in un certo modo sulle promozioni, ecco. Ecco, ma quindi il segreto qual è? Pensare subito in grande, cioè aprire un negozio e stabilire procedure come se dovesse aprirne 20. Allora, io non so se è il segreto, io ho fatto così. Però ecco, ora dirlo ora che le cose si sono avviate in un certo modo, addirittura dopo un lockdown,
e lo dico con una certa serenità, però quando c'ero magari, magari le frasi che dicevo non erano proprio queste. Io ho fatto questo, io ho sempre, l'obiettivo era quello, e io sono dell'opinione che se si fa impresa oggi bisogna farla in un certo modo, perché se no, se ci si accontenta o se si pensa di trarre dei frutti prima del dovuto, si paga con gli interessi. Per me è stato veramente un discorso di sobrietà anche dal punto di vista dell'investimento. Cioè, tutto quello che facevamo è sempre riandato in azienda. Non, a parte, come tipo, non ho mai avuto esigenze particolari. A me quando mi date il mare, io sono a posto. Però, a parte quello, noi abbiamo veramente perseverato sull'investimento in azienda, perché comunque... Per quanto si vedano degli esempi particolari, sono tutte cose un po' anomale rispetto all'economia tradizionale. Io ho visto situazioni di start-up, ho visto grosse situazioni che spesso creano disagi, perché cosa succede? Che l'imprenditore li copia, perché tutti fanno in quel modo, però hanno dietro alle spalle delle paracadute non indifferenti. Te se cadi e non c'è paracadute, magari non ti ammazzi, però ti fa male. Quindi questo è molto importante, sapere sempre dove sei, è importantissimo la business intelligence, è importantissimo il budget, è importantissimo la pianificazione, la misurazione del risultato, e anche perché poi i veri risultati sono nelle briciole, no? Se riesci a ottimizzare certi tipi di aspetti ottieni veramente lì il risultato, perché sennò per il resto c'è molta, nei mercati c'è molta competitività, quindi se, insomma, devi lavorare di bisturi, diciamo. Io, tra l'altro, ti ringrazio perché mi agganci una cosa che mi è sempre molto cara in termini di gestione, per dire, dei franchising. I tuoi punti vendita, se io non ricordo male, non sono in franchising, perché sono vendita diretti, giusto? È una delle scelte che si può fare quando si decide di fare un'azione multisede. Però tu hai citato una delle cose che, quando qualcuno bussa alla mia porta per fare la parte di marketing, di sviluppo, di franchising, e chiede a me, a Fabio, di fare un processo, un'attività, le prime cose che domandiamo è se hanno iniziato a scrivere, per esempio, queste benedette procedure. E quello che succede è che spesso non l'hanno fatto, ed è una delle cose più difficili, che poi porta anche l'imprenditore. Nel tuo caso sei partito da un e-commerce, quindi è un po' diverso, però spesso capita che siano imprenditori locali che si devono cimentare con la scalabilità del loro business, e dovendolo trasmettere ad altri, dovendolo anche insegnare se, come dovrebbe essere la prassi, aprono un punto vendita o due diretti per testare e testimoniare che la cosa funziona, perché così dovrebbe essere, insomma, poi l'apertura in rete. Succede che, e tu l'hai fatto per 5 anni, quindi tanto di cappello, perché hai cercato prima di capire come funzionava, però la vera sfida poi è dire, per trasformarti da il banconista, chiamiamolo così, il cameriere, il ristoratore o chi che sia, in imprenditore, devi staccarti da quello che è l'attività quotidiana, iniziare ad osservarla e proceduralizzarla. E ti assicuro, perché tu l'hai fatto ed è lungo, è difficile, hai detto l'ho rifatto, l'ho rivisitato, però effettivamente ce ne sono pochi che riescono a farlo, e recentemente ci stavamo cimentando proprio con una realtà molto brava, e dall'altro lato invece con una realtà in ambito ristorativo molto meno brava, con cui stiamo un po' impazzendo. E mi sono resa conto di questa cosa, però, proprio nell'ambito ristorativo, ci siamo resi conto che in realtà creare le procedure è anche, poi magari tu me lo potrai confermare o meno, è anche qualcosa che ti permette poi di ottimizzare, perché una volta che ti sei reso conto dei flussi, delle modalità di gestione, eccetera, questa realtà, per dire, si è resa conto di quanto fossero impattanti i food cost, per esempio, sulla gestione e sull'opportunità di scalabilità. In questo caso parliamo di un ambito, insomma, ristorativo, però è successo anche a te che poi hai rivisto, continuando a strutturare procedure, hai rivisto anche tutti quelli che erano i flussi, hai ottimizzato ancora di più e reso proprio efficienti i costi e i risultati. Allora, io ti faccio una premessa. Secondo me manca, ma te lo dico per cognizione di causa, perché pensa che io, per essere costretto a studiare, ora non lo faccio più, però c'è stato un momento in cui prendevo anche delle consulenze, no? Che la gente mi diceva, ma te o sei matto, no? O ci stai nascondendo qualcosa e non stai lavorando, quindi hai bisogno di fare consulenze. Io invece facevo le consulenze perché, siccome se lo facevo solo per me, c'avevo sempre le cose urgenti, non importanti da gestire. Se avevo preso un incarico per coerenza e per responsabilità, mi mettevo a studiare le cose anche per gli altri, no? Quindi, per quanto io sperassi che mi dicessero di no, accettavo queste consulenze perché mi permettevano di studiare per loro e per me. Davo una priorità di più alla formazione. Però la formazione è troppo importante. Cioè, se uno vuole fare l'imprenditore,
e deve saper fare tutta una serie di cose che vanno oltre il lavoro specifico che sta facendo in quel momento. Quindi se non c'è prima la cultura imprenditoriale, è inutile andare a scalare o a duplicare un'attività. Cioè, è troppo importante saper delegare, è troppo importante conoscere flussi e sapere bene le procedure come devono andare, e soprattutto quanto è importante chiudere i cicli e non lasciare delle cose aperte, perché te puoi fare anche tutta una serie di procedure, ma se queste procedure implicano la non chiusura del ciclo, te alla fine è come se tu avessi un computer con mille finestre di Explorer aperte, no? Ho detto proprio Explorer per esagerare, nemmeno però. Nel senso, il computer alla fine frigge, no? Quindi serve tutta una cultura che secondo me ad oggi manca. Ad oggi si pensa di poter duplicare, se si sa fare bene un lavoro, a duplicare no. Lì serve un altro aspetto, che è quello della cultura imprenditoriale di gestione. E quindi quella è una cosa secondo me fondamentale, che aiuta poi a poter scalare, e senza quella fai fatica, per quanto tu possa essere il miglior professionista nel tuo settore, e fai fatica in caso di duplicazione, proprio un altro mestiere. Dall'altra parte, quello che ti posso dire è che, per esempio, noi non abbiamo fatto franchising, non perché il franchising è tanta roba poterlo fare, noi però per il tipo di lavoro che facciamo, sempre per il discorso di fare la cosa più difficile, e soprattutto perché per noi il cliente è al centro di tutto, quindi io voglio avere la serenità che se un cliente mi dice ma a me mi hai dato il casco spaccato, invece si vede che è caduto, voglio cambiare, glielo cambio, perché comunque preferisco accontentare il cliente finché rimango certi standard di budget, perché comunque contestargli la cosa secondo me non è produttivo. Ora questo è per fare un esempio, io devo avere la serenità di poterlo fare. Io ho fatto un esperimento in franchising e lì addirittura mi venivano demotivate le persone magari per l'orario che facevano. Io invece voglio il pieno controllo della situazione, perché per me è fondamentale che sia le persone che lavorano con noi, che sia quello che è la gestione del cliente, sia nell'armonia più totale, e preferisco rimetterci io eventualmente, cioè nel caso preferisco prendermi e la responsabilità della non performance dal punto di vista aziendale, perché so che poi mi renderà con gli interessi, e non posso stare a discutere con chi 2 più 2 deve fare per forza 4, no? Quindi da quel punto abbiamo subito deciso di chiudere il contratto, e per quanto vogliamo fare una cosa particolare è giusto che la facciamo in prima persona. Ecco, tra l'altro per te i negozi fisici sono diventati sempre più strategici all'interno proprio della gestione del business, se capisco bene, sì, certo. Nel senso, man mano hai quote crescenti di fatturato che ti arrivano sempre più dall'offline e sempre più dall'online, e anche i costi promozionali seguono questo tipo di andamento, vero? Sai, Fabio, diciamo questa cosa qui, ma tutto segue poi, no, noi siamo uomini di numeri, quella che è la percentuale degli acquisti che vengono fatti sul fisico rispetto all'online, ancora vincono di gran lunga. Quindi magari te apri un negozio in una metropoli, che discorsi, serve la spinta del sito, no? Perché se no uno si apre avrebbe bisogno di budget esagerati, no? Però ecco, te apri un negozio, comunque vai a lavorare su un territorio dove la conversione nel fisico è molto più alta rispetto a quella che è nell'online. Di conseguenza, appena apri i negozi, se tutto funziona, il risultato è maggiore. Te riesci magari in un comune di tot abitanti a fare quanto su tutto il sito, che magari c'è da, cioè il nostro sito magari può valere, che ne so, 4 o 5 negozi, ma i negozi operano in una zona molto più ristretta, perché comunque la vendita a dettaglio è ancora la vendita a dettaglio, per quanto l'online sia eclatante, sia in piena espansione, Amazon ha aumentato certi parametri, ma con la bilancia che pende verso di lui, che quando a me mi dicono ma sono aumentate le percentuali di conversione, sì, ho capito, ma quanti sono quelle di Amazon rispetto agli e-commerce normali? Perché com'era la statistica? Quella lì che si dà un pollo, se uno mangia due polli e muore di fame, però la statistica dice che non abbiamo mangiato uno per uno, non è così, ora non mi ricordo di preciso la battuta, però ci siamo intesi. Quindi insomma, la vendita tradizionale ha ancora un peso molto grande rispetto all'e-commerce, di conseguenza i negozi più ne apri, più poi riesci a spostare gli equilibri. Questo in un concetto omnichannel non vuol dire che devi trascurare il sito, anzi a maggior ragione il sito deve essere più curato e le tecnologie devono permettere la solita esperienza sia sul sito che nei negozi, cosa che noi facciamo al 90%, ancora c'è delle cose per problemi di sistema che non siamo riusciti a integrare, però ecco, dove non arriviamo col sistema arriviamo con la fantasia, cioè vi faccio un esempio, da noi le persone vengono, se sono in moto e vogliono andare via con la cosa nuova si lavano l'usato, io spediamo gratis a casa, per dire no, cerchiamo di dare comunque il servizio più agevole possibile
al cliente, ecco. Bellissima questa cosa, scusami, che si incontra con i bisogni del cliente, perché tra online e offline riesci a metterli in campo, e io ero molto interessata, anche se so che questa domanda voleva fartela Fabio, ma gliela rubo. Non litigate. Perché tu hai parlato di un io resto sempre affascinata da Fabio quando mi mostra tutte le varie visualizzazioni che si possono mettere in campo con gli imprenditori lato business intelligence, eccetera, e come effettivamente ti cambi le prospettive, sia anche per noi consulenti, per agevolare i flussi, no? Perché così l'imprenditore in realtà non ha bisogno ogni volta di chiederti come stanno andando le cose, ma c'è ha una fotografia in tempo reale di cosa sta avvenendo, ma soprattutto perché poi, insomma, si riescono finalmente a leggere i dati e a capire cosa succede. Quindi anche quello che faccio io di comunicazione inizia ad essere più concretamente visto, ma soprattutto anche misurato, compreso e poi risviluppato. Però quello che mi incuriosiva è che tu hai detto che hai un sistema di business intelligence pazzesco, tanto che non so, hai anche le SARVI automatizzate, qualcosa del genere, ho capito male io? Sì. Cioè, te pensa che io ho rischiato il divorzio, meno male nei sistemi di business intelligence c'è anche poi i report che ti arrivano in automatico a raggiungimento di certe KPI, no? Questo ha permesso di non dover stare davanti al computer a vedere i dati tutti i momenti. No, una battuta. Sì, all'inizio passavo le giornate, ora fortunatamente con questi report automatici io, per esempio, se in questo momento una persona ci fa, vi faccio un esempio, dal punto di vista della customer experience, cosa succede? I nostri clienti lavorano tantissimo hanno la Fidelity Card. Quando acquistano, gli hanno fatto il survey, se rispondono sotto un certo parametro di voto, a me mi arriva in automatico un'email. Se no, il lunedì a tutti i negozi arriva tutti i commenti dei clienti e vediamo il loro standard rispetto alla media di tutti i negozi. Oppure, vi faccio un esempio, noi ai negozi li diamo il giovedì in automatico, gli arrivano in mail dove fanno anche loro un survey, che è l'audit per sapere se è tutto a posto, no? Per esempio, la domenica mi arriva il parametro e mi sono accorto che c'era dei problemi quando abbiamo riaperto nel riassortimento dei caschi, perché ho visto che tutti dicevano che avevano gli espositori dei caschi non pieni, no? Però ecco, non l'ho visto dalla gestione ordini o cose varie, l'ho visto dall'audit dei punti vendita. Questo per dire cose semplici ma particolari. Però poi dall'altra parte hai tutto quello che riguarda i margini per produttore, per categoria, la percentuale di vendita di un prodotto rapportata alla media di tutti i negozi, hai quello che è il layout, quindi le cose a rotazione, hai tutto l'aspetto finanziario, hai tutto il discorso geolocalizzato. Cioè, vi faccio un esempio, noi con le Fidelity vediamo le persone dove comprano, a volte mi è capitato, io collaboro con Fabio sul discorso AdWords con la Lucia e praticamente cosa è successo? Siamo andati a fare delle campagne specifiche su certi quartieri perché magari la percentuale, il valore dei prodotti era diverso rispetto a chi comprava da un altro CAP, quindi riesci a fare delle comunicazioni differenti del CAP, insomma. Ce n'è tantissimi, ecco, di aspetti. C'è tutto il discorso delle fasce di scontrino e di margine a valore, non solo in percentuale, perché a volte margine a valore, se riesci a calcolare bene i costi, ti permette di essere competitivo e magari lavorare su delle proposte più aggressive, su prodotti che costano di più rispetto a marginare tanto in percentuale, ma su prodotti che costano meno. Insomma, c'è una storia quella, c'è tanta... Sì, diciamo che la business intelligence per me è proprio una passione, quindi sono riuscito a fare cose... Oppure il discorso che vi facevo dell'RMA, il discorso del reso, anche quello l'ho messo sotto business intelligence, a me mi ha permesso di avere dei rapporti di reso che mi sembra indicativamente sono sul 3,8% rispetto al venduto, che è bassissimo. In nazioni tipo la Germania hanno dei tassi altissimi, un po' per cultura, perché le persone sono molto più scavate nel comprare il prodotto, provarlo e rimandarlo se non va bene. Però comunque manteniamo dei rapporti reso-vendite che ci permettono, insomma, di usare ancora il reso gratuito come arma di marketing a risultato, ecco. Io mi ricordo quando se ne parlava all'inizio che era arrivato Zalando e si diceva che fosse follia, che nessuno ce l'avrebbe mai fatto a gestirlo, che in realtà invece pensa che mondo è passato, cioè nel senso nel giro di pochissimi anni, perché alla fine il grosso boom di Zalando è stato nel 2015, qui in Italia almeno. E poi accodati da te ad altri, anche se ci sono ancora gli zoccoli duri che non mollano. Poi diciamo che comunque il mio è un settore di nicchia, quindi magari
si riesce a gestire meglio. Nell'abbigliamento forse c'è più volume, di conseguenza più investimento anche per la gestione del reso. Ora addirittura stanno facendo il discorso dove ti congelano i soldi sulla carta, ordini quello che vuoi, poi glielo rimandi, questi sono, e ti levano i soldi solo di quello che hai preso. Queste sono situazioni veramente difficili da duplicare, speriamo. E per quello, meno male apro i negozi, perché almeno risolvo il problema direttamente. Se proprio devo spendere, apro un negozio e mi vengono direttamente lì, perché insomma ci sono situazioni che fanno paura dal punto di vista della potenza di servizio che possono avere i vari Amazon. Per quanto riguarda invece gli aspetti promozionali, quali sono i canali promozionali su cui punti maggiormente, sia per l'online che per l'offline a questo punto? Ma noi grosso del lavoro lo facciamo sulla domanda, cioè sul discorso AdWords. Facciamo un po' anche Facebook, ma Facebook, visto Fabio, l'abbiamo visto anche per esperienza diretta, è più un discorso anche a livello di evento per il punto vendita, non tanto vendita diretta del prodotto. Poi può essere anche che noi non ci stiamo concentrando in questo modo per far sì che questa avvenga, perché non è detto che uno faccia tutto bene. Quando sei lì, hai un'affinità con un canale rispetto a un altro, hai delle strategie che ti spingono a lavorare su dei canali, perché magari altri potrebbero rendere di più, ma ti fanno perdere tempo che ti devi dedicare a altro, no? Diciamo che ognuno si ritaglia il vestito poi in base alle sue caratteristiche, alle sue esigenze, non c'è mai la perfezione, anzi, a volte bisogna stare attenti, perché alla ricerca della perfezione viene ansia, poi non si fa nemmeno le cose che funzionano. Però ecco, diciamo, sì, noi lavoriamo tanto col discorso AdWords, ora stiamo facendo delle campagne video o comunque sui giornali, ma più per un discorso di autorevolezza, perché comunque abbiamo anche la nostra private label e cominciamo a avere tot negozi, quindi stiamo dedicando del budget a quello che è in televisione. Abbiamo fatto delle collaborazioni per la MotoGP, però sono tutte cose che puoi fare solo quando hai una certa maturità e quando ha un budget prestabilito. Non puoi pensare di spaccare il mondo facendo la pubblicità a MotoGP. La MotoGP ti serve solo per un discorso di autorevolezza, ecco, sì. Anche lì a volte bisogna stare attenti, perché sono i più grossi errori che si fanno. Si pensa di essere maturi per fare certi tipi di cose, ma quelle cose, anche se sei maturo, non portano un risultato diretto. Chiaro. Importantissimo questo, tra l'altro, perché insomma è facile scottarsi e non riuscire poi a venirne a capo. E, Fabio, stavi per chiederti qualcosa? No, io volevo, appunto, mi piaceva questo discorso di un'attività estremamente composita, no? Anche a livello promozionale, perché poi appunto metti insieme i negozi e l'e-commerce utilizzando dei canali strettamente digitali, insomma. Cioè, voglio dire, se tu sei in una zona dove c'è un negozio e cerchi un po' di abbigliamento, l'annuncio che ti esce fuori è quello: vai al negozio, sostanzialmente. Certo, sì, grazie. Ma guarda, ti dirò di più. Noi però abbiamo fatto, in termini di omnichannel, un sito parallelo, che ora l'abbiamo sviluppato, c'è la versione nuova, è molto, molto più avanti, molto più veloce, che ci permette, quando vengono le persone nel punto vendita, comunque di fargli un ordine che gli gestisce quello che è la loro esigenza. Nel senso, il nostro operatore fa l'ordine, se il prodotto è in un altro punto vendita, lo vede subito e gli dice: guarda, vuoi andare a prendere il punto vendita o vuoi prenderlo qui o vuoi che te lo manda a casa? Se è dal fornitore, perché siamo sincronizzati con il magazzino del fornitore, gli dice il solito discorso: questo è il casco, questa è la taglia, però avrai queste colorazioni, cosa vuoi fare? Prendi questo o è la colorazione che preferisci? Ti arriva in questo e gli dai una data indicativa abbastanza precisa di dove e come. Dove vuole, lo può fare arrivare a casa, può tornare, e questa cosa aiuta tantissimo, perché te comunque cerchi nel layout di dare il massimo per quanto riguarda la vestibilità ed il modello, però poi per quanto riguarda le colorazioni, che vorrebbero dire un'amplificazione del magazzino, non è differente, riesci a lavorare con i magazzini esterni o i tuoi o esterni, però i tuoi stanno facendo un'azione contemporanea di proposta. Cioè, vi faccio un esempio: te puoi avere magari il nero grigio in un negozio, il nero in un altro, e il nero e giallo fluo in un altro sul sito, però la proposta che hai è tripla. Quindi c'è, in termini di offerta è il massimo, in termini di investimento riesci a ponderare quelli che sono gli investimenti in base alla rotazione invece del negozio. Questo aiuta tantissimo finanziariamente in termini di offerta. Poi se la persona viene e si prova il nero, ma lo vuole nero col bordo giallo fluo, glielo fa arrivare gratuitamente a casa, al negozio, lo gestisce, ecco.
Ascolta, Nicola, c'è una cosa che mi incuriosisce abbastanza rispetto alla. Perché parlavi di fornitori, prima parlavi appunto che avete anche un magazzino estremamente fluido, nel senso siete in contatto con i magazzini dei fornitori. Naturalmente il tuo potere di contrattuale nei confronti dei tuoi fornitori è abbastanza elevato perché i volumi che porti sono importanti, ovviamente. Certo. In questo contesto c'è qualcosa che sta succedendo in questo periodo su cui volevo capire anche voi come state reagendo in modo abbigliamento, nel senso il lockdown, la pandemia, tutto quello che è successo insomma quest'ultimo anno ha accelerato qualcosa che già sta succedendo in molti settori ma che adesso sta diventando sempre più importante, ossia una sorta di ibridazione per cui il produttore X che produce queste penne a un certo punto si mette in testa non soltanto di vendere le penne ai grossisti e alle cartolerie, ma mette su un e-commerce per vendere le penne da solo. È qualcosa che sta succedendo e sta succedendo anche nel tuo settore, mi sembra in maniera sempre A me più. mi hanno cannibalizzato la parola di brand durante Black Friday, un fornitore sull'AdWords, no? Ha fatto campagne sul mio brand. E, cioè, già politicamente il fatto di essere un fornitore che vende direttamente non è il massimo. Poi se mi compri anche la parola chiave moto abbigliamento secca durante Black Friday non è il massimo della politica. Però allora, io quello che dico è questo: secondo me. E c'è un po' di cecità da parte dei fornitori, un po' di ingordigia o di necessità che portano a volte a degli sbagli, nel senso, se te sei un fornitore, secondo me devi lavorare in un certo modo. Giustifico la vendita a catalogo a prezzo di listino dei prodotti per coprire aree non coperte, ben venga, la posso capire, anzi, permette comunque di aiutare a comunicare sul prodotto. E secondo me, andare in un settore come il mio a fare la vendita, il mio è un settore molto particolare dove le persone hanno diverse esigenze. Andare a fare la vendita solo dei propri prodotti non premia, come secondo me non premia del mio settore monomarca. E quindi cioè, le persone preferiscono avere una consulenza, confrontare vari brand. Quindi a me non mi fa grossa paura. Dispiace perché magari a volte te investi su un'azienda che a livello di marketing e tutto, poi vedi che ti vuole fare concorrenza magari per un budget che serve solo al responsabile, che ne so, allo store manager del sito e magari non lo sa che io ho preso dalla frustrazione gli di mezzo i programmati e tutto quello che hanno guadagnato ne perdono in un attimo 10 volte di più, no? Però nell'ingordigia tutto quello che viene venduto per loro in più. Io ai fornitori non ho mai detto ti levo, ai fornitori però gli ho detto non so quanto investirò in te. Questi ti mettono un po' in ansia, no? Perché un ciclo aperto, non sai se ho comprato uno e potevo comprare due o tre, o magari uno era il massimo che potevo comprare. Fa parte della politica del gioco. Secondo me, tante volte è più il danno che fanno, e a volte le aziende sono talmente grosse che non riescono a rendersi conto che per i budget di qualcuno rischiano di perdere i budget, quelli importanti per loro. Però sì, fa parte del mercato, che ti devo dire. Noi cerchiamo di avere i brand migliori comunque, di cercare di dare una consulenza al cliente perché decida tra le migliori offerte che ci sono. Quindi non siamo assolutamente per il monobrand o per certi tipi di discorsi. Dall'altra parte, secondo me, sì, se te c'hai un evangelist di quel brand, comprerà da lui, ma se una persona vuole un confronto per decidere, è più probabile che venga da te, non mi fanno paura, ecco, da quel punto Esatto. di vista. Ma più che altro perché adesso è il momento storico dell'improvvisazione dell'e-commerce, no? Cioè tutti vogliono aprire e-commerce, non a caso ci si mette di traverso anche lo Stato o qualche regione che improvvisa dei siti dove mettono insieme cose che non ben identificate, oltre vabbè a tutto il tema poi incongruente del cashback, no? Perché poi dopo quello non va solo online, quindi lasciamo perdere, ma oggi è un momento secondo me in cui stiamo veramente vivendo una schizofrenia generale. D'altro canto, però ci piacerebbe anche dire a questi imprenditori che aprire un e-commerce ha dei costi importanti. Ovviamente tu hai detto, sì, non è che sono cresciuti gli investimenti in proporzionalmente alle vendite, perché poi una volta che abbiamo consolidato il brand, lavorato bene, aperto i negozi e fatto tutta questa attività, abbiamo anche mantenuto un certo trend, ma siamo cresciuti nelle vendite perché è normale che sia così, no? Tutti i grandi brand poi lo dimostrano. Però a oggi quanto è importante che siano consapevoli questi imprenditori e comunque chiunque voglia buttarsi sull'online che non sono investimenti irrisori e che non è lo sviluppo da 15, 20, 30 mila euro di un e-commerce di base, perché sto parlando di base di Vi tuoi. racconto un aneddoto, no, per capire le differenze rispetto ai tempi in cui sono partito io, che vi ripeto, c'erano altre difficoltà.
perché magari dovevi fare l'HTML puro, non c'era CMS come ora, cioè nel senso c'erano altre difficoltà, però dal punto di vista dell'approccio più diretto, no, che è l'investimento. E quando io facevo le consulenze a quei tempi AdWords, ero proprio all'inizio, ancora c'era le lire. Io con 50.000 lire in una campagna, nella parola che ora non mi ricordo bene, prima me la ricordavo, oppure me la ricordo ma non la nomino perché non ho la giusta pronuncia, agriturismo in Toscana, a un mio cliente amico li feci riempire maggio e settembre con 50.000 lire. Ora, con 50 euro, capace ci paghi un click, due click sulla parola chiave, agriturismo. Non è ambito turistico. Capito? Per dirti come sono cambiati i tempi. Secondo me c'è tutto un insieme di cose che comportano il poter partire. Secondo me oggi bisogna stare molto attenti perché fa presto. Io vedo, vi faccio un esempio, io vedo a volte a livello di web marketing, specialmente nei momenti come Natale, Black Friday o Sadi, vedo dei concorrenti che ci sono solo in quel periodo. In quel periodo ti bruciano e magari anche la tua posizione perché investono l'investimento di una vita e poi spariscono. Specialmente durante Black Friday succede regolarmente, no? Però spariscono letteralmente e magari rimangono bruciati e dicono ah, che fregatura internet. Non è la fregatura internet, è un approccio totalmente sbagliato a quello che può essere l'investimento. Che vi devo dire, oggi è veramente dura. Non so quantificare quant'è perché io l'ho ammortizzato nei tempi quindi, e ci ho messo anche tanto di formazione personale. Quindi magari dove non sono arrivato col budget ci sono arrivato personalmente studiando la cosa. Però veramente l'approccio deve essere con un buon business plan, rivolgendosi a dei professionisti seri che sanno, hanno le cicatrici anche loro della strada dell'e-commerce o comunque imprenditoriale e ti guidano e ti dicono a volte non si può fare il lavoro. Situazioni che propongono miracoli, io lo guardate, no? Perché a volte sono curioso. Magari sono molto bravi nella persuasione, studiano Cialdini ma non studiano l'e-commerce. Sì. Sono più interessati da studiare per capire cosa fanno in termini di comunicazione che cosa fanno veramente dal punto di vista pratico nel supportare le aziende. Purtroppo sì, è un mare pieno di squali. Ascolta, ti faccio un'ultima domanda perché mi incuriosisce molto, visto che parliamo di numeri, tu di numeri ne tiri fuori a palate, diciamo, con Fabio le analisi di mercato sono anche uno dei punti, di punti critici, ma tu parli di nicchia, quanti sono i motociclisti in Italia e quanto sei a penetrazione di mercato? Lo sai, non sono mai riuscito su questa cosa ad arrivare in fondo, ti spiego perché. Perché comunque possiamo guardare quelle che sono le immatricolazioni e il parco circolante, ma spesso e volentieri non rappresentano poi chi è veramente, cioè il parco circolante non è veramente quello di su strada, perché c'è tante persone che hanno la moto ma la tengono ferma, ce l'hanno per un discorso di affetto, poi magari si sono sposati, quindi facciamo sempre fatica da quel punto di vista. Quello che ti posso dire è che ci sono degli ingrossi di abbigliamento tradizionale che fatturano più dei brand nostri famosi a livello di distribuzione. Cioè, quindi questo ti dimostra quanto non siamo comunque un settore. Dal punto di vista, ti ripeto, della profondità faccio sempre fatica perché ogni tanto provo a rivolgermi a questi tipi di dati ma poi non sono realistici. Poi c'è un altro problema. Problema, non è un problema, però è un'evoluzione e ora forse sta ripartendo. E quando noi eravamo piccoli il motorino era la base di tutto, cioè, vero. Ora non più, quindi ora c'è giovani che si stanno riaffacciando al discorso moto, però lo stanno facendo con situazioni un po' particolari e con prodotti un po' particolari e questo veramente ha reso veramente la nicchia al settore, perché comunque la fascia va da 40 anni, lo zoccolo duro va da 40 anni a, cioè dai 35 anni ai 55, per capirsi, quindi è anche limitato per quanto riguarda l'utilizzo in termini di età. Sì, su questo dato sono un po', come mi sono un po' in angoscia, ora devo andare a studiarmi. Devi iniziare a vendere l'abbigliamento da monopattino, no? Sto dicendo una cosa. Secondo me bisogna stare attenti a queste chimere, perché comunque ti portano fuori da quella che è il tuo target, cioè rischi di fare delle estensioni di linea che ti fanno solamente male, cioè... Io vi faccio un esempio, per accontentare un mio collaboratore, perché tanto era solo una prova che sapevo che male che vada, usavamo a livello personale, no? Abbiamo importato 3 e-bike, no? Perché lui diceva, ho detto, guarda, importiamole, vediamo, ma tanto io
non mi metterò mai a vendere le bike, io sono moto abbigliamento, figurati, cioè, piuttosto apro un'altra azienda, no? Ho questo tipo di principio. E abbiamo speso di dazi che forse era meglio comprarne una di marca in Italia. Cioè, quindi anche lì bisogna stare attenti quando si propone certe cose, perché comunque, insomma, la specializzazione è importante. Se cerchi di proporre le cose più disparate, alla fine anche psicologicamente l'impatto dei clienti non è detto che sia sul cliente, non è detto che sia proficuo. Questa è una battaglia che facciamo spesso anche noi con gli imprenditori che pensano che per scalare un business basta inventarsi situazioni. No, assolutamente, anzi, più riesci a rimanere radicale nella tua scelta, più il mercato ti premia in quanto lo specialista del settore, ecco, secondo me. Poi, assolutamente sì. Sì, abbiamo una domanda in commento, se non sbaglio, eccola qui, quella di Andrea, che chiede come hai scelto le città in cui aprire il punto vendita. È qualcosa che parte già da un dato quantitativo di fidelizzazione dei clienti di zona che acquistavano online, o da un'indagine di mercato indipendente? Allora, sì, è un mix, nel senso, noi, a parte la Toscana, dove abbiamo aperto, che poi anche il fatto di aprire in Toscana ha una strategia che è quella lì della gestione commerciale, no? Dell'attività, il fatto che tu comunque in Toscana hai tutta una serie di punti vendita ti permette, siccome il nostro è ancora un settore con gestione delle zone da parte dei rappresentanti, no? Quindi il fatto di essere in Toscana il leader ti permette magari di strappare dei risultati in termini di condizioni d'acquisto che poi puoi esportare nel resto d'Italia. Però, a parte questo, cosa succede? Il grosso delle cose che abbiamo guardato magari non l'abbiamo aperte subito, perché prima volevamo rodare un po' di sponsor, ma era le città su cui vendevamo di più online, dove avevamo più traffico online. E questo paradossalmente ha portato a un risultato inverso. Cioè, vi faccio un esempio. Quando abbiamo aperto ad Abbiategrasso, che non era Milano, ma era in provincia di Milano, anche per testare con un certo tipo di budget la situazione, noi abbiamo avuto, per esempio, subito un ritorno dal punto di vista SEO sul sito, perché essendo posizionati a livello locale, prima eravamo primi in Lombardia, poi cosa è successo? Quando Google ha cominciato a mettere risultati locali davanti a quelli nazionali, siamo tornati quarti o quinti. Appena abbiamo aperto il punto vendita, siamo rischizzati in alto. Questo ci ha permesso di avere un risultato subito dal punto di vista anche dell'e-commerce. Quindi la nostra SEO paradossalmente è stata aprire punti vendita. Però ecco, diciamo che abbiamo aperto Torino, Milano e Roma in periodi diversi, però erano quelli fondamentali dove infatti facciamo più risultati, che sono legati anche a quello che è la presenza di utenti sul sito. Quello conta tanto. Poi ci sono altri tipi di aspetti, però ecco, diciamo, più il bacino di popolazione è ampio, più sul sito riesce a essere conosciuto e quindi ha già diversi utenti, diverso traffico, più è interessante aprire. A volte capita al contrario, che te, per altri tipi di strategie più logistiche che altro, o di opportunità, hai aperto dei punti vendita e vedi che le vendite sul sito aumentano, perché c'è, io lo chiamo l'effetto, se ho un problema vengo e ti do uno schiaffo. Non è proprio romantico, però è nel senso, magari io vedo l'insegna, so che te ci sei, compro online, compro con più serenità, perché se te sei, ci sei col punto fisico, male che vada vengo a discutere in esatto. Vendita. Quindi, esiste davvero, insomma, in questo modo. Alla fine abbiamo avuto il risultato sia da una parte che da quell'altra, però quello che posso dire alla domanda è che bisogna partire prima dai posti dove sei più forte con l'online, se parti dall'online, e insomma lavorare su quelli. E qui torniamo, Fabio, al fatto che bisogna per forza analizzare i dati, perché se non si analizzano non si capisce dove si è più forti, non si inizia a comprendere qual è il punto di penetrazione migliore, non si riesce a sviluppare in maniera proprio intelligente. Vi dico questa cosa. Io col lockdown mi sono ritrovato con, in quel momento erano 15 negozi chiusi, 2 in inaugurazione con la merce dentro, no? E uno da aprire, che era Padova, che lo apriamo ora. E noi lì ce la siamo cavata perché abbiamo avuto tutte quelle che erano le automatizzazioni, quindi in un attimo sapevamo, con i fornitori chiusi, sapevamo nei negozi quali erano i negozi che avevano i prodotti da vendere, quindi ci siamo trovati con sincronizzato il magazzino del sito con tutti i prodotti dei negozi, quindi rispetto alla concorrenza che magari si riforniva dai fornitori avevamo la potenza di tutto il magazzino della rete. Quindi in un attimo i ragazzi la mattina sapevano se dovevano andare, non dovevano andare, quali prodotti prendere, non c'erano errori perché tutto sul pistolamento e codice a barre. Quindi in quella prima fase ci siamo cavati in quel modo.
E un'altra fase importante è stata invece in un secondo momento, questo qui, non del lockdown totale, ma delle limitazioni. Il fatto di aver potuto dire ai clienti dei negozi: comprate online, perché comunque noi in negozio ci siamo, meglio se non venite, però se volete una videochiamata, un'email, se poi avete problemi venite in negozio, vi cambiamo tutto. Cioè noi nel Black Friday questa cosa ci ha permesso di tamponare delle perdite di fatturato per le zone rosse di centinaia di migliaia di euro sull'online, però fatte da persone che erano nostri clienti dei punti vendita. Certo. Queste cose le fai se c'hai il dato, la profilazione e l'analisi. Perché se no sei, cioè noi sia in un primo momento per un discorso magazzino, in un secondo momento come garante della vendita online, i negozi ci hanno permesso di avere dei risultati che io mi sarei sognato quando mi hanno detto ora chiudete tutto. Ed è fondamentale per me, diciamo che è stato, te c'è un arsenale che metti lì, no? Il fatto di ragionare come diceva Fabio sempre in grande, no? Però ce l'hai lì, ma sai che ti servirà per il futuro. Qui invece a un certo punto è scoppiata, ora l'esempio è brutto, parliamo di guerra, però è quello che mi viene in mente ora, e te c'è tutto l'arsenale da poter sfruttare per salvarti in questa situazione. Noi ci siamo accorti di avere dei valori che prima sì avevamo, era più per un discorso di principio. Quando li metti tutti in campo dici: cavolo, ho costruito veramente un qualcosa di veramente importante in tutti i fronti, ecco. Grazie Nicola, perché cioè, a parte ci sarebbe da fare un corso con te su tutti i punti del marketing, dalla comunicazione al brand, ai valori. Poi sicuramente sei un imprenditore visionario, inteso in termini proprio di vision, perché hai la capacità di mettere a terra tantissime cose, ma soprattutto di analizzarle, testarle, provarle, e credo che insomma sia un bel messaggio per tutti gli imprenditori. Grazie. Non si può avere un'idea con Nicola, così dici: ah sì, l'ho già fatto 3 anni fa. Sì, sì, perché poi magari qualcosa vanno dimenticato io. Oppure è stata aggiustata alle nostre esigenze, però sì, abbiamo testato tanto. Io vi ringrazio per l'invito, faccio gli auguri a tutti e spero che magari la prossima volta siamo più sereni dal punto di vista della gestione del traffico nei punti vendita dell'economia. E quello che dico a tutti è: formiamoci, perché l'asticella è sempre più alta, quindi dobbiamo trovare il modo di essere preparati alle sfide future. E io con questo direi che non aggiungerei altro. Grazie mille. Noi tra l'altro facciamo gli auguri di buone feste, giusto perché ci rivediamo dopo Natale, perché Fabio mi ha messo giusto che di solito lo facciamo ogni due settimane cade dentro al periodo delle feste, quindi ci si rivede a gennaio. E ci si rivede a gennaio con, non lo diciamo ancora perché noi di solito non lo diciamo, così ve lo scoprirete, ma si parlerà sempre un pochino, penso, di negozi fisici, perché abbiamo in testa un intervento particolare. Nicola, io spero che ci sarà occasione poi di rinvitarti, perché è stato fantastico, è meraviglioso. Grazie davvero. Allora, grazie, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Marketing Strategy Solutions, se volete leggere gli articoli e anche le vecchie interviste anche sul canale, è possibile rivederle. E ti auguriamo buone feste e grazie di tutto. A presto, grazie. Ciao.